Bentrovati amici telespettatori, altro appuntamento di Prima di Copertina, la nostra rubrica che parla di pubblicazioni. Pubblicazioni come questa, La bambola venuta da lontano, di Serafina Lamarca, che è un romanzo, ma che contiene una particolarità, lo dico per gli amanti naturalmente della lettura, ogni capitolo contiene delle poesie che stiamo descrivendo, cercando di capire il significato attraverso la sua autrice, che è appunto Serafina Lamarca. Ben trovata ancora una volta. Grazie, ancora. Ma parliamo di questo, di questa pubblicazione che vi faccio vedere anche, La bambola venuta da lontano, che è stato edito da Self Publishing Vincente. E allora noi proviamo adesso a sentire anche perché si sceglie di pubblicare un romanzo come questo dall'editore. Eccoci, dunque salutiamo intanto Emanuele Properzi, editore Self Publishing Vincente. Ben trovato, grazie intanto di essere con noi. Grazie a voi per l'opportunità, buongiorno a tutti. Serafina, l'editore è in diretta, quindi che cosa vogliamo dire lui? Io lo ringrazio per una professionalità squisita, per un'umanità. Lui e tutto lo staff, no? È stato proprio a fianco, lui è vicino agli editori, agli autori. Sì. E li segue passo passo, anche alle volte noi autori abbiamo delle idee tutte nostre, no? E che non sono realizzabili, ma lui con calma, con pazienza, ti consiglia, ti dice. È stata un'esperienza eccezionale. Posso solo ringraziarlo. Emanuele, ciao. Ciao Serafina e grazie di cuore per le tue parole. Ma è così. Grazie. Grazie. Il romanzo che noi analizzeremo nel corso di questo appuntamento capitolo per capitolo, perché vogliamo trasmettere ai nostri amici telespettatori non soltanto le emozioni dovute alla scrittura, ma anche abbinata a delle immagini che raccontano in sintesi, ovviamente non scopriremo pezzo per pezzo il libro, ma comunque attraverso immagini e musica faremo fare questo percorso nei capitoli. Quale lei ha trovato particolarmente interessante, non fosse altro perché ogni capitolo contiene delle poesie, tra le quali alcune hanno anche vinto degli importanti premi? Sì, la ringrazio per la bellissima domanda. Io vedo bene una trasposizione cinematografica, quasi onirica, di questo libro. È un libro che viaggia tra il tangibile e l'intangibile, rimanendo però nell'essenza vera delle cose. Io vedrei benissimo quando c'è il colloquio tra Benedetta e l'amico Lupo, ecco. Quello lì è veramente quella parte che andrei ad enfatizzare, andrei a utilizzare come scena principe di tutto il libro. Però è una mia impressione personale, ogni tipologia di romanzo, in particolar modo questo tipo di libri, impatta in maniera soggettiva sul lettore, quindi ognuno dovrà rivedere il mondo che più risuona con se stesso all'interno di quest'opera, che ha veramente tante sfaccettature su cui poter confrontarsi. Ah, assolutamente, io ho avuto i brividi quando lei ha detto è sicuramente motivo di sceneggiatura. Questo ho avuto la stessa sensazione io. Serafina, sei d'accordo? Confermo, no? Confermo, sono d'accordo. Ecco, e invece da parte tua qual è la scena, così come ha fatto Emanuele, ci ha rappresentato questa scena, qual è la scena del libro che potrebbe essere il tema, no? Visivo? Oddio, questo per me è difficile rispondere, perché sono io all'interno di tutte le tematiche del romanzo e non ne ho una particolare. Ovviamente il mondo fantastico e il mondo umano vanno di pari passo, nel senso, noi umani siamo dotati di una fantasia e ci creiamo il nostro mondo interiore. E la sceneggiatura con gli animali, che comunque è il lupo, è una formica, e anche i nostri fantasmi, il fantasma che abbiamo dentro di noi e che ci parliamo, che è il nostro amico, no? Allora questo per me è sceneggiatura, vedere, fare, combaciare, fare
sti elementi, mettere insieme sti elementi e farli vedere concretamente che è possibile dialogare con la natura, è possibile dialogare con ogni forma se abbiamo il rispetto. Se questa fosse, potesse essere sceneggiatura, io ne sarei felice. Naturalmente corre l'obbligo fare un invito agli sceneggiatori a leggere La bambola venuta da lontano, perché la conferma dell'editore Emanuele Properzi non è altro che una ancora ulteriore conferma, scusate il gioco di parole. Emanuele, grazie intanto per la partecipazione, restiamo a disposizione di queste pubblicazioni belle, perché abbiamo bisogno di leggere. E quindi un messaggio dall'editore a promuovere la lettura. Sì, allora il nostro servizio Self Publishing Vincente è un servizio che dà la possibilità agli autori che hanno un messaggio come Serafina di poterlo condividere. Il mio messaggio che vorrei lasciare ora è: non avete paura di pubblicare il vostro libro, non avete paura di condividere quella che è la vostra emozione, quella che è la vostra voglia di essere creativi. Condividiamolo, perché tanto oggi è possibile, molto più di ieri, ma allo stesso tempo abbiamo la possibilità di ricevere comunque in tempi relativamente rapidi il riscontro dal pubblico. E questo è fondamentale e cambia un po' le regole dell'editoria rispetto a qualche anno fa, proprio per questo tipo di vicinanza tra il lettore e l'autore, è questa possibilità di condividere la propria opera in modalità assolutamente rapide. E ecco, questo è il mio invito. Grazie, grazie di cuore, buona fortuna, buon lavoro naturalmente, buone pubblicazioni. Grazie Emanuele. Grazie a tutti, ciao Serafina, un abbraccio. Ciao a te, ciao. Il romanzo La bambola venuta da lontano di Serafina Lamarca ha ricevuto diversi riconoscimenti. Tra questi ve ne ricordiamo uno, il 41esimo Paladino d'Oro Sport Film Festival. Nostro riconoscimento, la pubblicazione La bambola venuta da lontano, scritta da Serafina Lamarca, che è qui con noi, ecco che ci raggiunge. Anche questa una storia, un romanzo che sicuramente ha del già nel suo testo ha sicuramente degli indirizzi precisi verso una sceneggiatura, e infatti alcuni registi l'hanno già attenzionato e molto probabilmente, insomma, da qui potrebbe nascere un prossimo film, appunto dal titolo La bambola venuta da lontano. Mi fate entrare in riconoscimento, qualcuno, eccolo fa, grazie. Grazie, grazie infinite, sono emozionata. Mio figlio direbbe: tu senza parole? Non ci credo, Pietro è proprio così, sono senza parole. Grazie. Grazie. Grazie di questo onore, di questa gioia. Grazie a tutti voi. È venuta dalla Germania appositamente perché è una siciliana trapiantata e da 40 anni ormai in Germania. Grazie, grazie veramente di cuore, grazie. Allora, ripartiamo da... abbiamo naturalmente nelle altre puntate parlato delle poesie contenute fino al capitolo numero 14, adesso ripartiamo dal capitolo numero 15, che deve invitare i nostri amici telespettatori e deve incuriosire, che contiene una poesia dal titolo La libertà. Che cosa significa? La libertà, forse il senso vero lo stiamo riscoprendo a periodo di Covid. Quando siamo stati tutti chiusi in casa abbiamo capito l'importanza della libertà. È un diritto di tutti noi, dell'essere umano. Senza la libertà siamo persi. Tante generazioni non l'hanno, la privazione non l'hanno assaporata, tra virgolette, no?
e quindi forse il periodo del Covid è servito a capire questa grande parola e a valutarla. La libertà la dobbiamo difenderla, assolutamente. Adesso siamo in periodo di guerra, anche se non dietro la nostra casa, le nostre, però a poca distanza. Già il fatto che diciamo non posso andare in quel luogo più, e questa è una limitazione, no? La libertà è la dote più grande, il rispetto più grande verso l'uomo, verso la persona. Nel capitolo 16 invece si parla, il titolo è Il tuono. Che cos'è? Che cosa rappresenta il tuono? Il trambusto che c'è, il bombardamento che c'è nell'animo umano. Quelli sono quando abbiamo difficoltà, siamo bombardati, sentiamo questi tuoni dentro di noi che, e quei fulmini che ci dicono ma no, e c'è il dialogo tra il tuono e quel fulmine, è proprio il bombardamento dentro di noi, il tuono. Nel capitolo 17 invece una poesia, questo lo dico naturalmente a beneficio di quanti si ponessero davanti ai teleschermi adesso, un romanzo, stiamo parlando della bambola venuta da lontano, di questo romanzo che contiene delle poesie all'interno. Vi stiamo accompagnando in questo viaggio attraverso la sua autrice che ci dice che cosa è l'ignoto e qual è il significato di questa poesia. Abbiamo paura dell'ignoto, no? Qualsiasi cosa che vogliamo fare, che è dentro di noi, però ci frena la paura di andare, perché quello che non conosciamo ci mette paura. Ogni passo che facciamo, dici ma sì, dove sto andando? Io scendo in una città che non conosco, vado a visitarla e quello per me è ignoto. L'ho fatto perché è una libera scelta di andare incontro, però per chi avesse paura dell'ignoto trova la porta aperta su questo. Paura non bisogna averne, perché ti dà, l'ignoto porta ricchezza e sorpresa, perché ti vedi, scopri altre cose che non sapevi, che non conoscevi. Andare incontro, abbracciarlo l'ignoto. Andiamo incontro, abbracciamo l'ignoto. Capitolo 18, una poesia dal titolo Il tempo. Il tempo è quella cosa preziosa che abbiamo in dotazione e che non valutiamo e che non teniamo in considerazione. E ce ne accorgiamo quando siamo arrivati a una certa età e diciamo, beh, ma dove è rimasto tutto questo tempo? Il tempo ce l'abbiamo sempre sulle nostre labbra. E che tempo fa, che tempo non fa? Ecco, il tempo, questo secondo che adesso stiamo vivendo, non ritornerà più. E proprio al secondo non diamo valore. E che il tempo è fatto di secondi. Quindi se incominciamo a valorizzare il tempo, capiamo quanto prezioso è, che regalo abbiamo nelle nostre mani e che non ne facciamo uso appropriato. Eh sì, molto spesso siamo distratti da altre cose. Nel capitolo 19 invece due poesie, una dal titolo Noi abbiamo noi e la seconda Il tuo volto. Quando lasciamo tutto e andiamo via, abbiamo noi, ci siamo. Le persone che ci lasciano, che muoiono per violenze subite, questa poesia per esempio fa riferimento alla strage di Bologna del 1982. Sì. E quelle persone il 2 di agosto si trovavano alla stazione con speranze, magari partivano, andavano in ferie. E quindi non ci sono più, quindi tutti i sogni di quelle persone sono state troncate dalla violenza che è gratuita. Chi ha il diritto di spezzare vite in quella maniera? No?
Quindi non solo sono morti loro con i loro sogni, no? Noi abbiamo noi, loro non hanno più nessuno, non hanno più la vita che non è più, e in più hanno lasciato, proprio per questa violenza incredibile, hanno lasciato altre vite spezzate, quelle che camminano sulla terra, i loro familiari, i loro affetti, anche quelle non sono più persone come lo erano prima dell'incidente. Ecco, noi abbiamo la vita, anche se la vita è fatta di, che ne so, non mi posso permettere la borsa firmata, non mi posso permettere il cibo, ok? Però la vita, la cosa più importante. Noi abbiamo noi. Noi abbiamo noi. Il tuo volto, invece, sempre poesia contenuta nel capitolo 19. Il tuo volto riprende un'altra volta il tema dello straniero, della persona sconosciuta, che nel suo volto noi vediamo il volto di Dio. Dobbiamo vedere il volto di Dio, perché il volto di Dio è nel viso di ogni persona che incontriamo per la strada. E passiamo al capitolo 20, che contiene una poesia dal titolo Aria. Senza l'aria non riusciamo a vivere. La prima cosa che facciamo quando nasciamo è respirare e gridiamo, no? Io l'ho sentito quando è nato mio figlio, quindi io non c'ero quando sono nata io, quindi non me lo ricordo. Cioè, voglio dire, l'aria è fondamentale. Quando lasci la tua terra e te ne vai, non te ne accorgi di quello che lasci, non gli dai l'importanza. Quando ritorni, cosa vedi per prima cosa, anzi cosa senti? L'aria che ti arriva nelle narici e le lacrime che ti scendono giù, senza che riesci a contenerle. L'aria è il tuo porto, dove sei nata, dove sei cresciuta, dove hai vissuto. Ed eccoci arrivati così alla fine anche di questa terza puntata di Prima di Copertina, dedicata a questa pubblicazione, La bambola venuta da lontano, autrice Serafina Lamarca, che per il momento ringraziamo, ma che incontreremo ancora un'altra volta per completare questo percorso. Alla prossima. Alla prossima. Thank you.